Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Quest'oggi parleremo dell'articolo 37 della nostra Carta Costituzionale. L'articolo 37 sancisce un principio cardine, che è quello della parità tra uomo e donna. Questo ovviamente strettamente in ambito lavorativo e professionale, al fine proprio di evitare qualsiasi forma di discriminazione di genere. Era necessario quindi che questo principio venisse fissato nella nostra Carta Costituzionale. Da un lato, quindi, viene sancito che la donna lavoratrice, ha gli stessi diritti di tutti i lavoratori uomini, ma dall'altro si afferma altresì anche che la donna deve avere delle condizioni di lavoro tali da garantire, insomma, da garantirne la sua funzione familiare. Infatti l'articolo 37 della nostra Carta Costituzionale parla di essenziale funzione familiare della lavoratrice all'interno della nostra società. Sono tre i concetti fondamentali su cui poggia la ratio dell'articolo 37 della Costituzione e sono innanzitutto il principio secondo cui la donna può essere una lavoratrice, certamente non deve esserlo, ma può scegliere di esserlo. E nel caso in cui ovviamente lo sia, devono essergli garantiti gli stessi diritti che vengono garantiti ai lavoratori uomini. E poi deve altresì essere garantita, come dicevo poc'anzi, la funzione familiare alla lavoratrice. In Piemonte le donne che lavorano sono circa il 51,45% del totale della popolazione residente. Chi come me ha un ruolo istituzionale, io sono assessore al welfare, ai bambini, alla casa, alle politiche sociali, alle pari opportunità, chi, ripeto, come me ha un ruolo istituzionale ben conosce e ben ha chiara la funzione familiare della donna, perché ogni giorno tenta di in qualche modo conciliare il proprio impegno istituzionale e professionale con quello di madre e di moglie. In Piemonte risiedono oltre 2 milioni e 200 mila donne. Le istituzioni quindi hanno il dovere, ancor prima che politico, il dovere, io ritengo, morale ed etico di impegnarsi a qualsiasi livello affinché ciascuna di queste donne possa in qualche modo, qualora decida di essere lavoratrice, possa essere messa nelle condizioni di assolvere appieno e al meglio, io aggiungo, alla propria funzione familiare. È infatti importante che le donne vivano i dignità, i pari diritti che vengono appunto riconosciuti agli uomini. Debbono poter vivere le stesse opportunità lavorative. Il tasso di occupazione femminile in Italia è poco superiore al 53%, mentre nella nostra regione si attesta intorno al 58%. La media europea invece è del 67%. Quindi pensiamo quanto lavoro dobbiamo ancora fare. Spetta in primis alla regione garantire una rete di servizi educativi 0-3 anni, che deve essere capillare e diffusa il più possibile, in modo che ogni donna non debba rinunciare al proprio ruolo di lavoratrice all'interno della società, non debba rinunciare al diritto ad un lavoro. Io credo che il Piemonte in verità abbia fatto molto in questi anni. Tra l'altro è tra le prime 5 regioni d'Italia che come capacità di offerta di servizi 0-3 anni e ha raggiunto il traguardo di Lisbona del 33% di offerta dei posti nell'ambito dei servizi educativi. L'emergenza Covid ha però sospeso bruscamente tutti i servizi dedicati all'infanzia. I bambini, a mio avviso, sono stati completamente dimenticati e con loro le loro mamme e le loro famiglie. E infatti le mamme hanno dovuto prendersi carico dell'accudimento dei propri figli e hanno dovuto anche sostenere a livello scolastico soprattutto i più piccoli. Ecco, senza ombra di dubbio questa emergenza ha
ha ridotto le opportunità di impiego di molte donne, di molte madri, di molte persone che avevano ovviamente un ruolo nella società, che ad un certo punto, proprio a causa di questa emergenza, hanno magari dovuto scegliere tra la famiglia e il proprio lavoro. Ed è per questo che oggi ancora di più dobbiamo in qualche modo trovare più risorse, dobbiamo in qualche modo mettere in campo misure maggiormente adeguate per sostenere queste donne. Avere infatti una rete di servizi educativi all'avanguardia significa sicuramente avere, soprattutto io ritengo, una politica fiscale che favorisca le famiglie. La domanda però è: esiste nel nostro paese oggi una politica fiscale all'altezza rispetto a questo tema che è centrale e delicatissimo? Oggi fruire dei servizi educativi per le famiglie rappresenta un costo spesso troppo elevato per le famiglie? Io direi che molto spesso la risposta è positiva. Sono state messe in campo forme di aiuto adeguate? Il nostro paese, per esempio, incentiva ad avere dei figli. Noi sappiamo che il problema della natalità è un problema importante che deve il prima possibile essere in qualche modo preso in considerazione in modo netto e serio. Auspico quindi che il governo inizi seriamente ad occuparsi di questo tema che, ripeto, è essere centrale, che inizi ad attuare un fisco che potremmo definire amico della famiglia, che permetta, per esempio, di scomputare per l'intero onere annuale che una famiglia sostiene il pagamento dei servizi educativi 0-3 anni. Mi aspetto una politica di revisione della spesa per gli assegni familiari, un fisco che premi la numerosità del nucleo familiare e non invece il frazionamento familiare. Oggi tutto ciò in Italia, a mio avviso, non esiste. Abbiamo però, secondo me, una speranza. La pandemia, questa grave pandemia che ci ha, nostro malgrado, colpiti, ci obbligherà in qualche modo a dover ricostruire un paese. Quindi noi dobbiamo in qualche modo prendere questa opportunità per cambiare in meglio. La Regione certamente non può operare a livello di politica fiscale, ma può favorire, credo che lo abbia fatto in questi anni, politiche di conciliazione. Lo ha fatto, a mio avviso, penso per esempio attraverso i progetti di welfare aziendale che sono stati utilissimi nel periodo della pandemia e che ancora oggi favoriscono una modalità di lavoro agile. E per queste politiche di welfare aziendale abbiamo investito come Regione oltre 4 milioni di euro. Penso alla realizzazione dei servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare che garantiscono la costruzione di reti di supporto all'inserimento lavorativo dell'assistente familiare. Rispetto a questa misura abbiamo investito oltre 2 milioni di euro. Penso all'incentivo per il rientro al lavoro dopo la maternità di una mamma, anche per le lavoratrici ovviamente autonome, e penso infine alla concessione dei voucher di conciliazione proprio per conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita, con i tempi familiari. Per questo abbiamo messo in campo 500.000 euro per la prima misura e ben oltre 3 milioni di euro per la seconda misura. È a mio avviso infine però doverosa una riflessione, un'ultima delicata riflessione: se le donne guadagnano meno degli uomini, se le donne hanno una minor possibilità di trovare un impiego, se le donne hanno una minor possibilità di fare carriera all'interno della società rispetto agli uomini, ecco che queste donne rappresenteranno sempre un soggetto fragile, il soggetto più fragile della società. Dobbiamo quindi tutti insieme impegnarci affinché le donne non siano mai costrette a decidere tra la famiglia e il lavoro, affinché le donne non debbano mai più assumere il ruolo di anello debole all'interno della nostra società e men che mai all'interno ognuna della propria famiglia. Voglio lasciarvi quest'oggi con una frase a mio avviso splendida di una straordinaria scrittrice che è Oriana Fallaci, la quale ha scritto che essere donna è così meraviglioso, è un'avventura
che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai. Grazie.